Cari amici di pomeriggio, eccoci tornati a un altro weekly, il calendario settimanale degli appuntamenti che sono presenti nei teatri del nostro Abruzzo, quindi spettacoli teatrali e concerti da non perdere. Questa settimana, cari amici, veramente sono tantissimi gli spettacoli in programma in tutta la regione. Come sempre, quello che vi proponiamo è una selezione dei tantissimi spettacoli in programma, quindi se non c'è nulla che vi attrae tra le proposte del weekly, beh, guardatevi intorno, perché sicuramente c'è qualcosa che fa al caso vostro. E partiamo quindi subito con il primo spettacolo da Avezzano, dal Castello Orsini Colonna, dove questa sera in scena ci sarà ospite uno spettacolo di Angelo Longoni per la regia di Martino Palmisano, con Andrea Bonati, Manila Barbati, Francesco Campari in scena. Ecco, è una commedia divertente, cinica e anche romantica. I tre protagonisti sono Sara, Leo e Franco, e vivono l'amore come la cosa più impegnativa della loro vita. E proprio perché quando si è innamorati ognuno dà il meglio e il peggio di sé. Andiamola a vedere questa commedia molto divertente, ospiti ad Avezzano proprio questa sera alle ore 21. Andiamo alla seconda scheda, sabato 9 marzo alle ore 20:45, domenica 10 marzo alle 17:30, è programmato a Pescara al Florian Espace uno degli spettacoli proposti dalla rassegna Femminile Plurale, l'arte delle donne. Abbiamo avuto con noi proprio ospite qui in collegamento Giulia Basel, che è la direttrice artistica del Florian Metateatro, e questo è una delle proposte proprio del Florian, La chiave dell'ascensore di Agota Christoph, con Anna Paola Vallaccio, allestimento e regia di Fabrizio Arcuri. Si tratta di un racconto che una donna fa immersa nella nebbia, col vento che le muove i capelli. Ebbene, questa donna narra una storia che è purtroppo sempre la stessa. È la storia di soprusi che ha dovuto subire, è una storia che purtroppo riempie tante volte le pagine delle cronache dei giornali. Quindi ancora una volta una proposta con un alto valore sociale dal Florian Metateatro, sabato 9 marzo alle ore 20:45, domenica 10 marzo alle 17:30 al Florian Espace. Sempre sabato 9 marzo alle ore 21, questa volta ad Atri, al Teatro Comunale, Il Teorema della Rana, scritto da un misterioso N.L. White, per la regia di Luca Ferrini, che è anche in scena insieme ad altri 7 interpreti. Ebbene, si tratta di un puro esempio di commedia degli equivoci, tra l'altro scritto in maniera veramente molto precisa, appunto un intreccio che rispetta perfettamente tempi teatrali e precisione degli incroci di questa narrazione così accattivante, che tanto da tenere proprio avvinghiato a sé lo spettatore sino all'ultima battuta. Tutto nasce dalla situazione di grave indigenza di un teatro romano che è sull'orlo del fallimento. Ebbene, uno dei gestori di questo teatro decide di organizzare, di ordire una piccola truffa, però seppur piccola e seppur poco importante, di fatto si tratta comunque di una truffa. Da lì un susseguirsi di equivoci, fraintendimenti e situazioni imbarazzanti, insomma uno spettacolo veramente
che tiene veramente sulla corda lo spettatore sino all'ultimo. Sabato 9 marzo ad Ate al Teatro Comunale, il Teorema della Rana. Sempre sabato 9 marzo, questa volta alle 18 e all'Aquila, al ridotto del Teatro Comunale, un concerto. Questa volta si tratta di Queen Project, Bohemian Fantasy per piano and orchestra. E l'orchestra ICO sarà sul palcoscenico del teatro del ridotto Antonellini dell'Aquila. Orchestra ICO, suoni del sud, arrangiamenti di Giuseppe Andaloro, che è anche al pianoforte, e diretto dirige il maestro Marco Moresco. Sempre dell'ISA abbiamo un altro appuntamento che abbiamo messo proprio nella stessa scheda, perché è sempre dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, questa proposta di domenica 10 marzo alle 17 al Teatro Comunale di Atri, i cameristi dell'ISA. E allora abbiamo proprio un parterre importante: Ettore Pellegrino al violino, Maddalena Pippa al violino, Antonio Scolletta sempre al violino, alla viola Luigi Gagliano, violoncello Maria Miele, violoncello Andrea Crisante, al contrabbasso Ceccarelli, clarinetto Gianluca Sulli, primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, al fagotto Giuseppe Reggimenti, Alessandro Monticelli al corno. Suoneranno le musiche di Mozart e Beethoven, ricordiamolo, quando domenica 10 marzo alle 17 ad Atri al Teatro Comunale. Sabato 9 marzo alle ore 21 nella nuova scheda vediamo il prossimo appuntamento di sabato, Cose di ogni giorno. Si tratta dello spettacolo che andrà in scena ad Orsogna al Teatro Comunale De Nardis, lo spettacolo di David Norisco con Danny Mendez e Francesco Branchetti, che cura anche la regia dello spettacolo. La classica storia che narra della famiglia da Mulino Bianco, una famiglia perfetta, organizzatissima, con una vita borghese molto serena e molto tranquilla, che invece a un certo punto vede un po' così scombinare i propri piani e la propria cristallina organizzazione. Quindi qualcosa si inceppa, e grazie o a causa di questo incepparsi vengono fuori tensioni e relazioni non sempre così limpide. Sarà l'occasione per riformulare tutto il sistema di relazioni interno alla famiglia, e seppur tra qualche litigio e qualche appunto dissenso, questi rapporti diventeranno più limpidi e più veri. Sabato 9 marzo alle ore 21 a Orsogna, al Teatro Comunale De Nardis, Cose di ogni giorno. Sempre sabato 9 marzo alle ore 21, ma questa volta a Lanciano, al Teatro Fenaroli, Mettici la mano di Maurizio De Giovanni, la regia di Alessandro D'Alatri, in scena Antonio Milo e Adriano Falivene. Ecco, questa è proprio uno spettacolo che nasce da una costola della serie televisiva Il commissario Ricciardi, perché due dei personaggi più colorati del commissario Ricciardi televisivo escono così dallo schermo, dal video, e approdano in teatro con le loro storie e le loro maschere. Ci raccontano proprio la loro storia, e sono il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella, in un magico equilibrio tra il dramma e la commedia. Sabato 9 marzo alle 21 a Lanciano, al Teatro Fenaroli. Mi interrompo dopo questa prima lunga carrellata di spettacoli per dare spazio alla regia con i suoi preziosi consigli.
12 e 13 marzo presso la nostra sede SLM Sunlight Music di Pineto, una masterclass veramente di alto livello con il maestro Giuseppe Gibboni, premio Paganini, dedicato a tutti i violinisti. Salve a tutti, sono Giuseppe Gibboni e con questo video desidero invitarvi alle masterclass che terrò il 12 e 13 marzo a Pineto, in provincia di Teramo, presso l'Accademia Sound Light Music. Vi aspetto numerosi. Bentornati, ecco, al nostro weekly che continua nella seconda parte. Partiamo subito con la prossima scheda. Domenica 10 marzo alle ore 17:30 sul Monal Maria Caniglia, in scena Alice in Wonderland. Il Circus Theatre Elysium di Kiev propone questo spettacolo, che è uno spettacolo circense e chiaramente ispirato al magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, ma tutti i personaggi, e ci sono proprio tutti, dal cappellaio matto ad Alice chiaramente, e poi la regina di cuori e anche il coniglio, ma ancora lo stregatto e quant'altro, saranno interpretati in maniera circense, e quindi grandi colori, grandi scenografie, tra l'altro supportate da meravigliose e incredibili immagini 3D, per cui questo spettacolo è proprio spettacolare e sarà a Sulmonal Maria Caniglia domenica 10 marzo alle ore 17:30. Sempre domenica 10 marzo alle ore 18 la prossima scheda ci propone uno spettacolo all'Aquila, all'Auditorium del Parco. È un concerto importante, si chiama Puccini nell'Europa del Cabaret. In scena chiaramente Cristina Zavaloni per la voce, Gabriele Mirabassi il clarinetto e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Si tratta di un concerto che ripercorre quella che era proprio la passione di Puccini per le varie forme musicali, perché sin dalle prove giovanili si è imposto proprio come un compositore legato sia alla radice italiana e sia alla radice proprio europea, che era molto curioso di tutte le novità che la musica portava attraverso la musica appunto europea, tanto da farlo partire per andare ad ascoltare la contestata prima fiorentina del Pierrot Lunaire di Schoenberg e per conoscerne appunto l'autore. Quindi Puccini come grande compositore curioso delle musiche, della musicalità europea e proprio anche di quei fermenti musicali che stavano assolutamente impermeando l'Europa in cui viveva Puccini. È proprio così quindi che si chiama Puccini nell'Europa del Cabaret, si chiama questo concerto. Le musiche saranno quelle di Kurt Weill, Hans Eisler, Giacomo Puccini appunto, Francis Poulenc, Arnold Schoenberg, Misha Polianski, Ralph Maria Siegel e Norbert Schulz. Il tutto domenica 10 marzo alle ore 18 all'Aquila, all'Auditorium del Parco. Martedì 12 marzo alle ore 21 e mercoledì 13 marzo alle 17 a Pescara al Teatro Circus Il padre della sposa di Caroline Franche con Giacomo Iannuzzo e Barbara De Rossi, per la regia di Gianluca Guidi. Questo spettacolo, che fa parte chiaramente della stagione di prosa della Società del Teatro della Musica Luigi Barbara, parla di anche qui parla di famiglia. Giovanni è un imprenditore, ha una bella figlia di cui è molto innamorato, e figlia che sta per andare in sposa al suo promesso sposo appunto con Ludo,
che è un rampollo di una ricca famiglia. L'organizzazione di questo matrimonio manderà un po' per aria lo stato d'animo di Giovanni, che è un po' preso dall'ansia per questa sindrome da nido vuoto, quindi non vuole che la figlia lo abbandoni, e dall'altra anche un po' preoccupato per le grandi spese che il matrimonio comporterà. Fa gaffe di tutti i tipi, anche qui una commedia degli equivoci particolarmente divertente, addirittura finirà in galera, vedremo se tutto finirà bene. Ripetiamo, questa commedia piacevole e coinvolgente è in scena martedì 12 alle 21 e mercoledì 13 alle 17 a Pescara al Teatro Circus. Sempre il 12 e il 13 marzo, quindi mercoledì e giovedì, alle ore 20:45 a Ortona, al Teatro Tosti, In ogni caso nessun rimorso. Questo spettacolo è ispirato al romanzo di Pino Cacucci, la drammaturgia è di Borgo Bonò, con Elisa Proietti, Andrea Sorrentino e Mauro Pasqualini. Lo spettacolo parla della vera vita di Jules Bonò, operaio, soldato, autista dell'autore di Sherlock Holmes. Lui, per la ricerca della libertà, di una libertà che cercava in maniera estrema, diventa addirittura un criminale, perché è il primo, pensate, a compiere delle rapine proprio con l'automobile. Ecco la storia di Bonò, In ogni caso nessun rimorso, a Ortona, al Teatro Tosti, mercoledì 12 e giovedì 13 marzo alle 20:45. Venerdì 15 marzo alle ore 21 a Pescara al Teatro Massimo, l'orchestra, la Filarmonie, dirige Mima Kejarvarzi, e al violoncello abbiamo Enrico Bronzi. È un'orchestra questa giovane, in continua ricerca di nuove forme espressive, fiorentina, e chiaramente cerca elementi innovativi in dialogo con il grande repertorio lirico. In questo caso suoneranno Boccherini, Haydn e Mozart. Venerdì 15 marzo alle 21 a Pescara al Teatro Massimo. L'ultima scheda di questo lunghissimo weekly ci parla di uno spettacolo della stagione, il Teatro Stabile d'Abruzzo, giovedì 14 marzo alle ore 21 e venerdì 15 marzo alle ore 17:30 e poi anche alle 21 all'Aquila Ridotto del Teatro Antonellini, La Lupa di Giovanni Verga, interpretata magistralmente da Donatella Finocchiaro, e la storia di questa donna che con la sua sensualità diventa pazza d'amore e di desiderio per Nanni. Nanni che diventa la sua ossessione, tanto da promettergli in figlia, da dargli in sposa sua figlia, pur di non farlo allontanare, pur di non perderlo. Ecco questo rapporto tra vittima e carnefice, che continuamente, un ruolo che continuamente si ribalta tra Nanni e la Lupa, non potrà che avere un tragico epilogo, è un gioco al massacro che potrà finire forse solo con la morte. La Lupa, giovedì 14 marzo alle ore 21, venerdì 15 alle 17:30, alle 21 all'Aquila, al Ridotto del Teatro Antonellini. Concludiamo con questo spettacolo il nostro weekly, le nostre proposte per la settimana che viene, sino a venerdì prossimo. Io non posso che salutarvi e darvi appuntamento con il wiki il prossimo venerdì, e raccomandarvi sempre di non restare sul divano, comprare un biglietto e andare a teatro. Ciao a tutti.